Benvenuti nel terzo modulo, Didattica Innovativa Online Web 2. Il modulo propone un percorso di riflessione sull'utilizzo didattico del Web 2. Dopo alcuni accenni di carattere storico e sociologico, infatti passa a trattare e ad approfondire alcuni aspetti legati all'utilizzo didattico del Web 2. Nel momento in cui si affronta il tema dell'utilizzo didattico del Web 2, bisogna chiedersi da dove deriva questo meme, Web 2, perché Web 2? Il meme compare per la prima volta nel 2004 in una conferenza tra O'Reilly e Media Live International. Il concetto ha un significato molto vasto e sottende le trasformazioni subite dal Web. Da semplice contenitore di informazioni a piattaforma applicativa condivisa, all'interno della quale le informazioni possono essere non solo distribuite, ma anche create ed elaborate collettivamente. Nella meme map di Morel, successivamente rielaborata in lingua italiana, sono messi in evidenza le caratteristiche fondamentali di questo Web 2, la posizione strategica dell'utente che riesce in questo modo a controllare i propri dati personali, il web come piattaforma condivisa. Si passa dai software a pacchetto tipo Office a servizi e così via. Nell'evoluzione storica, una tappa fondamentale per il riconoscimento e l'affermazione del Web 2 si ha con la copertina del Time Magazine del dicembre 2006, l'uomo dell'anno e l'utente. La copertina di Time è stata considerata come la consacrazione della centralità dell'user-generated content nel nuovo web. Successivamente, nel 2007, Michael Oesch, un professore di antropologia americano, realizza il video "La macchina sta usando noi", per spiegare come il Web 2 ha cambiato il nostro modo di vivere. Quali sono le caratteristiche fondamentali del Web 2? Con il Web 2 si supera il concetto di sito web come entità autonoma incapace di comunicare con il mondo esterno. Si ha la possibilità di creare siti web in grado di interagire con gli utenti attraverso procedure semplici ma potenti. Alla base vi è una tecnologia, o meglio un linguaggio di marca, AJAX, acronimo di Asynchronous JavaScript and XML Language. Ancora le folksonomy, con l'immissione nel web di un grande numero di informazioni, nasce l'esigenza di classificare e rendere reperibili in rete le informazioni. L'utente può creare una tassonomia mediante l'utilizzo di parole chiave o tag scelte liberamente. Ancora il design. L'evoluzione dei nuovi strumenti web ha coinciso con lo sviluppo di siti dal design semplificato e ripensato in funzione dell'immediatezza dell'interazione, caratterizzati da una forte riduzione del numero di elementi grafici e di contenuti informativi. Ancora il social networking. Guidano la rivoluzione del Web 2 i social network. Gli utenti hanno la possibilità di collegarsi, scambiarsi informazioni e risorse, creare profili personali, condividere immagini e video. All'interno del social network, uno strumento molto diffuso a livello mondiale è Facebook. In tale ottica, l'Italia è l'ottavo paese in termini di utenti registrati su Facebook. Sono 18 milioni gli italiani che condividono frammenti delle proprie esistenze sul social network per antonomasia, oltre il 70% dei navigatori abituali. 12 milioni lo fanno ogni giorno e 4 milioni utilizzano un dispositivo mobile, 6 milioni il totale dei navigatori in mobilità. Il dato interessante è che il 19% rientra nella fascia 13-18 anni. Il 20% nella fascia 19-24 anni. Se noi prendiamo in considerazione questa fascia 13-24 anni, possiamo renderci conto come un grande numero di utenti Facebook abbia
rientra proprio nella fascia della scuola, nella fascia dell'istruzione e della scolarizzazione. I nostri alunni sono innanzitutto digitali nativi, passano interi pomeriggi davanti al computer, imparano a scaricare file musicali, i celebri MP3, a scambiarsi e a modificare immagini, video, a pubblicare pagine sul web. Utilizzano con una certa disinvoltura Messenger, Facebook, Skype con amici e compagni di classe, tengono il loro blog e hanno un'idea chiara di che cosa siano i forum. Una frase molto importante che riesce a cogliere l'essenza di tutto questo processo è quella di Anderson del 2008, Learning is a dance. Technology set the beat and the timing. Pedagogy define the movie, dove la tecnologia definisce il ritmo ed il tempo, mentre la pedagogia definisce il movimento. È importante questa frase poiché mette in stretta correlazione l'evoluzione tecnologica anche con le finalità pedagogiche e quindi didattiche. Nel corso degli anni possiamo infatti individuare tre periodi fondamentali: il comportamentismo, il costruttivismo, il connettivismo, quindi tre modelli educativi. Nel comportamentismo, diciamo, spicca la scuola tradizionale, caratterizzata dalla trasmissione da parte del docente di informazioni e contenuti, quindi si tratta di una scuola prettamente ripetitiva, laddove l'alunno viene considerato come un vaso vuoto da riempire. Si ha successivamente il costruttivismo, che in parte caratterizza anche l'evoluzione delle nuove tecnologie, in cui la scuola viene considerata come scuola laboratorio. Prevale la metodologia euristica, l'errore non viene più considerato come qualcosa di negativo, ma come un elemento per crescere e per formarsi. Viene data grande importanza all'attività dell'alunno. Infine il connettivismo, che caratterizza, domina nei nostri giorni, in base al quale gli alunni hanno modo di apprendere mettendo in relazione, quindi attraverso nodi e collegamenti, informazioni molto diverse provenienti da fonti molto diverse. Naturalmente, anche la scuola italiana non poteva restare indenne da tutto questo, tant'è che viene emanato il progetto EGOV 2012. Il quale prevede che entro il 2012 tutte le scuole saranno connesse in rete e dotate di strumenti e servizi tecnologici avanzati per la didattica e le relazioni con le famiglie. Finalmente siamo arrivati comunque nel 2012, però resta ancora molto da fare affinché si raggiunga concretamente questo obiettivo in tutte le scuole italiane. Allora, passiamo adesso a trattare la didattica in maniera più approfondita e concreta. La didattica col Web 2 per documentare, creare, comunicare, gestire, apprendere e condividere. L'impiego del Web 2 con la sua enorme ricchezza di strumenti potenzia notevolmente le intelligenze multiple. In un documento molto importante è stato elaborato sempre negli Stati Uniti, in cui vengono presentati diversi strumenti in relazione alle diverse intelligenze multiple. In base a questo documento, laddove si afferma che coloro che apprendono utilizzando soprattutto il canale uditivo cioè apprendono meglio attraverso letture, presentazioni orali, musica, suoni e così via. Gli strumenti che vengono consigliati sono Free Audiobooks, Audacity, WavePad, ReadPlease, Natural Reader, Minomi, Podomatic, quindi podcast. Ancora, coloro che hanno un tipo di apprendimento visivo tendono a apprendere meglio attraverso pitture, diagrammi, mappe, simboli, video ed altre presentazioni visive. Tra queste ricordiamoci, vengono consigliati alcuni strumenti come
Tinkertour, Mindmeister, Bubbles, Visword, Teacher Tube e così via. Sketch, Picture History, Cartoon. Coloro che hanno un apprendimento di tipo motorio cinestico apprendono meglio facendo, quindi attraverso attività laboratoriali, attività che appunto permettono l'utilizzo delle mani. Tra gli strumenti consigliati troviamo Google SketchUp, Note Mesh, Flashcard Exchange, Quizlet, Classmaker, Quia, SparkNote, Education Place. E così via. Il Web 2 inoltre viene messo in correlamento con la piramide del Bloom, con le tassonomie del Bloom. A tal proposito, la University of Southern Indiana ha creato una piramide con collegamenti a risorse per l'insegnamento collocate all'interno delle 6 aree della tassonomia di Bloom. La tassonomia di Bloom prevede 6 livelli di complessità crescente. Ricordare, capire, applicare, analizzare, valutare, creare. È uno schema di grande utilità per la quantità di risorse didattiche proposte e per l'opportunità di ritrovarle catalogate in relazione alla dimensione del processo cognitivo. In Italia un ottimo lavoro è stato realizzato dalla collega Tarita Vizzari sul blog Una lavagnata al giorno, nei 2 articoli Visual Blooms e Web Visual Blooms. Come il Web 2 si posiziona tra i bisogni di Maslow? Con i social network siamo entrati sicuramente nei bisogni di appartenenza e amicizia, con i tool online nei bisogni di stima ed autorealizzazione. Basti considerare le diverse possibilità di realizzazione di quiz, di giochi che permettono al nostro alunno di apprendere divertendosi, ma soprattutto di avere un feedback immediato al suo comportamento e, in caso di risposta negativa, di correggere immediatamente il proprio comportamento. Utilizzo didattico dei social networks. I social network nella didattica possono essere usati come punto di accesso alla conoscenza in rete, quindi per reperire risorse, informazioni e così via. Via. Per la realizzazione di comunità di apprendimento, per condividere sapere, conoscenze, materiale didattico, idee, esperienze, riflessioni, video, immagini, eccetera, interagire tra insegnanti diversi, insegnanti alunno con altri gruppi di alunni. Alcuni social network didattici consigliabili sono Edmodo, SkullTube e Link. Ning si presenta dalle molteplici potenzialità, come un network dalle molteplici potenzialità, l'unica cosa che è a pagamento. Molto valido è anche Edmodo. Edmodo è un servizio gratuito che permette agli insegnanti di creare e gestire gratis una comunità di apprendimento in modo sicuro, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, semplicemente usando un PC ed una connessione wireless. Può essere utilizzato per condividere contenuti didattici, assegnare compiti ed incarichi, elaborare quiz, segnalare eventi, collaborare e condividere esperienze di apprendimento con altri alunni ed insegnanti. Passiamo adesso ai blog. Un blog può essere utilizzato dal docente come repository di materiali professionali, per esempio materiali di aggiornamento didattici, per narrare le proprie esperienze, assegnare compiti, pubblicare lavori, scrivere commenti. Ancora può essere utilizzato dall'alunno come diario personale, per esercitazioni, per confronto. Può essere utilizzato dall'intera classe per narrazioni, lavori cooperativi, per condividere le proprie esperienze e conoscenze con altri alunni, pubblicare i propri lavori. Alcune buone pratiche di microblogging didattico possono essere reperiti sul mio blog personale Maria Teresa's Weblog. Infatti, sono presenti diversi link a blog docenti, ma soprattutto diverse esperienze realizzate e gestite da me personalmente. Ancora, abbiamo blog didattici appassionatamente
È una raccolta di blog didattici realizzata da Maria Teresa Bianchi per condividere, comunicare e collaborare con i docenti che usano il blog nella didattica. Alcuni blog utilizzabili nella didattica sono WordPress, KidBlog, Jimdo, EduBlog e Blogger. WordPress e Blogger presentano infatti dei layout a misura di bambino, con immagini molto attraenti e stimolanti in base agli interessi e alle caratteristiche dei bambini. Ancora passiamo al wiki. Un wiki può essere utilizzato per lavorare collaborativamente, per aprire attività collaterali finalizzate a far acquisire particolari competenze o conoscenze, come repositori di materiali, per scrivere, modificare, aggiornare contenuti. Per distribuire materiale di insegnamento. Alcuni wiki utilizzabili nella didattica sono Wikispace, Wetpaint, Wikidot e ZooWiki. Alcuni esempi di uso collaborativo del wiki sono rappresentati da Pinocchio nella rete, realizzato collaborativamente dal collega Riccardo Rivarola, o comunque wiki per bambini. Un wiki a cui ho partecipato anche io, realizzato con diversi insegnanti italiani, è finalizzato alla conoscenza della realtà territoriale delle proprie regioni. Infine, feed RSS. Una novità introdotta recentemente è il syndication, conosciuto anche come feed RSS. L'utente ha la possibilità di abbonarsi a numerose fonti di informazioni, selezionandole e leggendole all'interno di Feed Reader. Un docente può scegliere fonte e contenuto, creando in questo modo, diciamo, una specie di libreria a cui gli alunni possono accedere per reperire materiale e, in base a dei criteri prestabiliti assieme agli insegnanti.